Buonasera, benvenuti da Assurd, una delle cooperative sociali più riuscite del Sud Italia. Vi presento Dino e Paolo, i soci fondatori. Chiamata. Che mi chiami? Ma com'è nata l'idea del tuo business? Passo la palla a Paolo. E in modo molto semplice, il desiderio di trovare lavoro e di rimanere in questa terra. Quindi è stato semplicemente questo che ci ha mosso a creare questo locale. Nasce bene e spero di stare qua. Qual è stata la vostra forza trainante per diventare imprenditori? Prima di fare questo lavoro lavoravo come educatore con i ragazzi con sindrome di Down e all'interno dell'Associazione Italiana Persone Down, da cui poi nasce l'esperienza, abbiamo visto come era possibile creare un locale e mettere alla prova i ragazzi. Quindi Paolo ha la dimostrazione che la cosa può funzionare e per molte cose è fatto da traino proprio alla riuscita di questa esperienza. Come costruite una base di clienti di successo? Ma fin dall'inizio abbiamo puntato sempre ad offrire prodotti di qualità, locali, da un paio d'anni siamo stati riconosciuti anche da Campagna Amica, che è l'associazione di Coldiretti, che è proprio per la tutela dei prodotti a chilometro zero. Quindi sicuramente quello che apprezza più la gente è ciò che proponiamo. I nostri panini, nella loro semplicità, sono comunque fatti con farina locale, una lunga lievitazione, si possono farcire con prodotti tutti locali, quindi questa cosa qua ha funzionato fin dall'inizio e continua a funzionare differente. Quale politica hai gestito il successo? Come dicevo, l'obiettivo non è stato mai avere successo, ma crearsi un lavoro, quindi il modo migliore per portare avanti la cosa è continuare a lavorare. E porsi man mano degli obiettivi sempre diversi e nuovi che siano stimolanti anche per portare avanti le attività. E forse che vedi qualcosa che cambieresti? La compagine con cui abbiamo iniziato l'attività era diversa, c'erano altri due soci e poi lavorare insieme fianco a fianco con i ritmi stressanti che ti costringe poi ad avere un lavoro come quello di gestione di un pub rende complicate le cose, no? Quindi abbiamo cambiato compagine associativa, sono subentrati nuovi soci. Su questo ad esempio abbiamo migliorato tantissimo il locale da quando è entrato a far parte in modo stabile un cuoco che lavora con noi. Precedentemente c'era un ragazzo che con poca esperienza ma si era lanciato a fare questa attività. Adesso c'è una scoperta ogni giorno, quindi non si finisce mai di imparare, per fortuna, ed è sempre stimolante. Cosa avresti fatto diversamente? Allora, cosa avrei fatto diversamente, o cosa vorrei fare anche, perché poi alla fine siamo ancora in corso l'attività, quindi ancora possiamo fare qualcosa di diverso. E niente, dare l'opportunità a più ragazzi di lavorare, cioè per fortuna Paolo è totalmente autonomo, così come l'altra ragazza che lavora con me a pranzo. Paolo è di un paese vicino Potenza, non è di Potenza, finisce alle 10 di lavorare, va a prendere l'autobus da solo, torna a casa, ha la sua vita in totale autonomia. Non tutti i ragazzi purtroppo hanno questa fortuna, diciamo così, o sono educati all'autonomia. Come puoi minimizzare gli imprevisti? Posso dire una banalità, ma il rischio fa parte dell'impresa. Proprio complicato cercare di minimizzare gli imprevisti, soprattutto quando è un'attività al pubblico, è tutto un'incognita.